che mi ci dirà il dottor Lucca, lo saluto a tutti. Anziché della scoperta del buco nero che ci porterebbe molto lontano e su cui tante battute si sono sprecate, figuriamoci in Lucania dove di buchi addirittura color nero ne abbiamo in abbondanza, fin sotto le nostre case, preferisco magari parlare del prezzemolo, di cui è risaputo che è un odore molto usato in cucina e non a caso spesso si fa riferimento proprio ad esso per indicare coloro che te li ritrovi sempre e comunque dappertutto. Prezzemoli per ogni minestra, spesso anche per i dessert dove non ci azzeccano proprio nulla, ma non importa perché loro devono esserci per forza, anche a costo di guastare le pietanze delle mense di interi gruppi di commensali. Le nuove elezioni per gli europarlamentari e i sindaci, che sono già alle porte dopo quelle regionali appena concluse, danno proprio il senso di questi prezzemoli di nuovo in campo a proporre ricette improbabili su cui forse dovremmo incominciare a non aver timore quando è il caso di dire che fanno schifo e che al punto in cui siamo giunti, più che della promessa di qualche elaborato e ricercato piatto di speciali prelibatezze, si tratta di non consentire che possano giungere a privarci anche del semplice pezzo di pane e cipolla o pane, olio e pomodoro che perfino nei tempi di guerra e carestia ci erano garantiti. Nel sud da questo punto di vista si sta giocando veramente con il fuoco, perché è evidente che o si pone fine a una politica scellerata messa in atto senza ritegno per tanti anni, oppure il suo ulteriore arretramento, come l'altro giorno ha confermato a Matera il direttore della Svimez Luca Bianchi, coinciderà con la fine inevitabile di uno Stato che ha sempre conservato l'approccio dell'invasore che ha agito da colonizzatore di un territorio all'epoca dell'Unità d'Italia molto più ricco e sviluppato di quanto in proporzione non lo sia adesso. I dati sulla spesa pubblica parlano chiaro e dicono che su un totale di 1.026 miliardi di euro il 72% va al centro-nord e soltanto il 28% alle regioni del sud, senza rispettare neanche la clausola del 34% faticosamente ottenuta grazie alla nostra petizione di un gruppo di meridionalisti con in testa Marco Esposito, Pino Aprile e tantissimi esponenti del mondo accademico. Ma ciò che più di ogni cosa ci deve preoccupare è il dato che segnala praticamente il dissolvimento della Basilicata, dove si registrerà per il prossimo anno la diminuzione più elevata d'Italia di studenti con ben 70.000 unità in meno, che ci porta a chiederci con quale faccia si presentano questi cantastorie, come è stato definito l'assessore Braia, ma non solo esso, perché non deve sfuggire che non meno responsabilità sono da attribuire ai suonatori delle varie orchestrine che lo hanno accompagnato, e che sarebbe davvero molto preoccupante se la stessa tarantella ora la dovessero suonare anche con il generale. Un caro saluto a tutti, scrivetemi info@nicolamanfredelli.it. Ogni venerdì su radiotour.fm alle 6.50 e in replica alle 18.50 il taccuino di Nicola Manfredelli, presidente del movimento Lucania Viva. www.nicolamanfredelli.it